Spari alla professoressa in classe, l'ombra del bullismo tra ragazzi al vaglio, pene più severe della sospensione. Se sia un condizionamento esterno che hanno ricevuto, questo dovremo scoprirlo. Le indagini sono ancora in corso. Sì, proprio l'ombra del bullismo è quello che molti pensano in queste ore, anche la preside dell'istituto, Isabella Sgarbi. Qui è saltato tutto, contro la donna, contro l'istituzione, contro un pubblico ufficiale. L'ombra di una costrizione bullistica. Bullismo, sì, è ovvio che non l'hanno fatto così a caso, ma ci sono stati certi motivi specifici. Una forzatura dietro agli spari con la pistola d'aria compressa alla docente di scienze. Spare all'interno di un'ala della prima classe dell'istituto Viola Marchesini di Rovigo, il tutto ripreso da un alunno attraverso un cellulare e poi diffuso in rete. Qui c'è un'azione concertata, quindi c'è una corresponsabilità dei tanti. Hanno puntato al soggetto fragile, che sanno che magari è sempre cerca di favorire i ragazzi, che non dà mai brutte valutazioni. Immagini che hanno indignato l'intero istituto. Una cosa molto grave, chiaramente da punire, sia per il singolo individuo che per tutta la classe. Che hanno portato i colpevoli ad autodenunciarsi, nei confronti dei quali è stata decisa la sospensione. Qui purtroppo stiamo parlando di offesa alla dignità della persona, alla dignità del docente. Sospensione di 5 giorni per 3 ragazzi che hanno sparato e filmato il fatto, 2 giorni per il proprietario della pistola. Non c'è stato il rispetto di nessuna regola. L'aggravante è appunto dell'aver organizzato. Intanto la professoressa di scienze, colpita, è a casa in convalescenza, sconvolta dall'accaduto, non ha formalizzato alcuna denuncia. Sta molto male perché è ancora sotto shock, è a casa. Cercheremo di approfondire le ragioni vere che hanno mosso i ragazzi.